Allora, buongiorno, questo è l'ultimo talk mio, dopo mi levo dalle scatole, non mi vedete più. Quello che vediamo oggi è un progetto open source di un inglese che poi un australiano ha tradotto in basetta e che vende gratuitamente solo la basetta, quindi i componenti dovete comprarveli voi. Per fare un efficiente e interessante ricevitore smettitore HF. Il progetto è molto vecchio perché è del 2002-2003, ma ancora adesso è molto attivo, quindi ci sono molte persone che ci lavorano dietro. Per esempio, hanno fatto un algoritmo per togliere il rumore che è uscito poco 2 o 3 settimane fa, dove dicono che in sostanza non si sente più rumore girando. Cioè, vi dà l'idea che siete senza antenna attaccata. In realtà, appena c'è un segnale utile, lo sentite. È comunque un SDR. Questo è lo schema blocchi che sicuramente non vedrete bene perché purtroppo questa è la grandezza. Ha una serie di filtri, quindi una prima conversione, ha un filtro a quarzi che è la parte di qui. C'è una parte di processore che elabora, scusate. Questo è il DSP, poi si andrà, non c'è ancora l'EPROM con il software, per cui modificando software cambia il DSP. Questi sono tutti i filtri di ricezione, quindi ogni banda viene deciso il filtro. Quello che vedete sopra è il microprocessore che controlla tutto, che è quello dell'Arduino, quello più grande. Scusate, non mi viene il nome, il 1056, mi sbaglio. Quello che ha più pin in assoluto dei PIC. E in sostanza è questo, ha un DDS e automaticamente avete il ricevitore smettitore fatto. Questa è una delle grandi implementazioni che sono state fatte. Il vantaggio di questo progetto è che è personalizzabile, per cui c'è chi sceglie questo display che può essere touch, per cui avete tutti i parametri a video. È possibile scegliere display tipo a 16 caratteri, due righe che vedete classicamente sui PIC e naturalmente avrete meno informazioni. E anche tutta la parte di manopolistica pulsanti è personalizzabile, per cui potete scegliere quante manopole volere o quante informazioni dare. Adesso andiamo a vedere il sito così vediamo alcune informazioni. Anzi, no, perché non c'è collegamento in internet. C'è?
Allora, questo è un altro esempio di una radio che è stata fatta. Quindi questa c'è questa, altre interessanti che si possono vedere. Questo è il sito ufficiale dove ci sono tutte le modifiche da fare. Questo è un altro tipo di radio. Questo è un altro tipo di radio. In realtà è sempre la stessa radio, ma montata in maniera diversa perché va un po' alla fantasia di chi monta. E secondo me è la più bella. Bisogna essere molto bravi meccanicamente. Questo per esempio è un altro tipo ancora, come vedete ha meno manopole e pulsanti. E in ultima, che senza farvi perdere tempo, è questa qua, che secondo me è la più bella in assoluto dal punto di vista estetico. Vediamo se uno arriva cos'è il case. È un case di un PC, gli ha solo rifatto, ha ritagliato e ha rifatto la parte. Infatti se andate a vedere qui si nota che è un case di un PC. Gli ha solo rifatto, diciamo, il frontale, gli ha tolto l'alimentazione. Questo forse è la più bella implementazione fatta bene, fatta da un giapponese. Questo è quello che si vede del display durante la ricezione, sono tutti i valori che ci sono, la grandezza del filtro, la frequenza di fio A, fio B e tutti i parametri. Se mettete il touchscreen potete cliccare direttamente qua, altrimenti ai pulsanti esternamente. Fatto così sembra quasi una radio commerciale, perché effettivamente è ben fatta. Ci sono domande riguardo a questo? No, sono tutti implementati sulla scheda, cioè i pin che adesso sono tutti. Sì, può metterli o non metterli, esatto, o fissarli con la resistenza, o dipende dal. No, il display ha una scheda sua, questa, che però si aggancia già qui ed è già predisposto. E basta, in sostanza. Poi essendo software libero qualcuno può implementare qualcosa di più, qualcosa di meno. La differenza è che se è qualcosa di hardware diventa più difficile perché ormai la basetta è fatta. Questa è la quarta versione che viene fatta, perché una volta era tutto su un'unica basetta più grande, questa volta l'hanno fatto divisa in due, così un po' più piccolo. No, questo viene c'ha, prima conversione, filtro di media, conversione in bassa frequenza, DSP. Questa diciamo è più classica dei DSP. Conversione diretta, i prezzi sono, questa qui come componentistica una cosa e l'altra sei tra i 200 e 300 euro. E, più il display, e più la scatola, cioè, qui se ti compri la schedina che hai visto prima, la più piccola viene a $800, però ti manca l'amplificatore, scatola, però sei già in grado di, i filtri che questo ha già. Altre domande? Bene, ho finito, non vi rompo più le scatole. Grazie a tutti, ciao. Qualsiasi domanda mi trovate in Amville o in giro per l'esco.